20 aprile 1962. Ad Algeri viene arrestato il generale Raoul Salan, anima nera e vero Deus ex machina dell'OAS, l'organizzazione che aveva tentato in tutti i modi di impedire l'indipendenza dell'Algeria con quasi 2000 attentati. La notte tra il 21 e il 22 aprile 1961, un gruppo di generali comandati da Salan si è addirittura impadronito dei punti chiave di Algeri per attuare un vero e proprio colpo di Stato contro la madrepatria francese e contro il generale de Gaulle, intenzionato a trovare una via pacifica all'indipendenza dell'Algeria. Con uno dei suoi più drammatici discorsi televisivi, de Gaulle vieta a ogni francese, e soprattutto ai militari, di obbedire agli ordini dei golpisti. L'Algeria disponga essa stessa di sé. Il suo carisma riesce a sventare le trame di Salan, che, catturato, viene processato e condannato alla ghigliottina. La pena viene poi commutata in ergastolo, ma Salan sarà graziato nel 1968.